Ragazzi, benvenuti in questo video della Lutheran di Lighthouse. Allora, partiamo dall'inizio. Faccio vedere l'equipaggiamento. Suggerisco un elmo con visiera. Allora, va benissimo l'Altin, se avete soldi da investire, comunque. Quindi, visiere classe 5 sarebbero le migliori. Altin, Riss e Gorilla sono perfette. Se no, potete comprare da Ragman lo ZSH, questo qua. Visiera classe 3 e elmo classe 4. Comunque, con una buona via di mezzo. Altrimenti andate con le cuffie senza casco. Tanto l'importante è la visiera perché è pieno di scap player su Lighthouse e rischiate di prendere tanti tanti Red Eyes. Quindi visiere oppure vi consiglio che basta. E poi uno zaino grosso perché ci sta veramente tanto loot. E se avete un paracord e un RR potete estrarre sopra i cottage, vi farò vedere l'uscita, dove appunto potete fare una loot run un po' più breve per estrarre instant, così lootate cottage 1, cottage 2 ed estraete instant. Sì. Per le armi invece vi consiglio un mirino lungo se volete fare i rogue e calibri grossi, quindi M62 e SNB, quindi RSAS, M1, SR e SVD. Queste sono le armi, secondo me, le migliori armi per le run di Lighthouse, soprattutto per uccidere i rogue. Altrimenti qualunque arma va bene se fate la loot run solamente dei cottage. L'importante è che i rogue vanno fatti con calibri grossi. Vi farò vedere tutti gli spawn del loot partendo da tunnel e arrivando al campo dei rogue, che sarebbe esattamente dal lato opposto. E dunque, partendo da qui, abbiamo questa macchina dove spawna roba interessante nel portabagagli, anche il military tube. Poi possiamo andare verso l'elicottero, ma prima vi faccio vedere che lì sta una cassa dove spawna solito Bitcoin, Irtex, solita roba dentro le casse come tutte le Lighthouse. Qui all'elicottero spawnano AESA, roba medica, Golden Star, vaseline. Da questo lato dell'elicottero, appunto, là c'è un AFAC, potrebbe essere un ETA. E Golden, vaseline, ibuprofene. Poi, salendo da sopra la montagna, abbiamo la sedia, dove può spawnare il Bitcoin all'interno della sedia. E roba anche intorno, sulla destra, qua. Bitcoin e roba qua. Vi consiglio invece di entrare da questa parte e cercare portabagagli e l'auto con di mod delle armi. Qua spawnano hose e roba del genere. E Bitcoin, roba per Hideout, roba per Hideout. Quando dico Bitcoin intendo Bitcoin, AESA, VP, Virtex, tutte queste cose qua. Siringhe, anche qua, stessa cosa. Bitcoin, AESA, Virtex. Bitcoin, AESA, Virtex. Bitcoin, AESA, Virtex. Salendo di sopra, dovete guardare tutti questi scaffali dove spawna sempre Bitcoin, AESA, Virtex. Guardate qua spawna il Moonshine, e siringhe e Bitcoin, AESA, Virtex, sempre. E potete anche andare nella casetta di fronte, dove sul giornale spawna Bitcoin. Esattamente qui. Su questo giornale, al posto dei dollari. Poi, scendendo al piano di sotto, abbiamo spawn di roba qui negli scaffali, casse, proiettili sotto la sedia, intelligence sulle varie sedie, quindi qua trovate tutte, roba per l'hideout qui nello scaffale e anche qui sulla cassa e qua davanti per terra. Qui spawna roba d'oro sui comodini. E scendendo al piano ancora di sotto, abbiamo qui spawn di mule, bitcoin, roller sul cadavere. Poi, qua dietro c'è la solita cassa da cercare. E se scendete sotto, abbiamo il campo da tennis con lo spawn di mod delle armi qua. E intelligence qui dietro. E due cadaveri da selezionare lì.
Altro spawn di valore qui. E passiamo all'altro cottage. E questa, ragazzi, è l'uscita con la Red Rebel per fare l'estrazione veloce. Allora, vi lootate questo cottage e fate l'uscita. Questa qua. Serve la Red Rebel. La Red Rebel. Il paracord. E vi serve un armor rig oppure l'armatura. Dovete mettere. Questa è la Red Rebel. Qui abbiamo giacchetta, cassa da fare, ma gli spawn giù si sono. Qua roba per layout, sia per terra che sugli scaffali. E al piano di sopra abbiamo due spawn di roba d'oro qua, sul tavolo e sulla sedia. E uno spawn di intelligence nell'ultimo scaffale, quello lì. Solita cassa da cercare, qua. E qua dietro roba d'oro, sia qua per terra che in questo scaffale. Qui nel bagno spawnano mod qua, moonshine sugli scaffali, sulle banchine, e roba medica pure qua dentro, sia qua che qua. Proiettili qua dentro, e in questa stanza spawnano mod delle armi, sia su questo tavolo. Qua e qua. Qua ci sta una bella cassa da fare. E qua, proiettili. Poi c'è un cadavere da sarciare qua dietro. E al piano di sopra ci sono le due casseforti che si aprono con queste due chiavi. La USEC 2 e la USEC 1. Dove all'interno spawnano robe molto interessanti. AESA, VPX, Bitcoin. Come sono cassaforti nuove, non sono come le solite delle vecchie mappe. Infatti non bisogna searcharle, ma si trovano così. Vedete, VPX. Sono una di qua e Duffel qua dentro se volete. E l'altra apposta. Uguale, questa qua. Ok. E questi erano i cottage. È rimasta una casetta da controllare con spawn di roba medica, anche Mule, che vi faccio vedere, è quella lì con i maiali. Dovete controllare l'interno di questa stanza e spawna roba medica tutta qua sotto i maiali, solo che a volte è compenetrata dentro questo telo, quindi andate a vedere da vicino. Mule, Surv, Selewa e anche qua sul tavolo. Poi andiamo verso il villaggio, diciamo. E lì ci sta un cadavere sulla sinistra, ma ve lo faccio vedere. Voilà. Potete searcharlo, è un po' rischioso, è un po' all'aperto, però. Non si sa mai, ve lo dico. Black, sì. E qui abbiamo il villaggio. Allora, c'è una cassa lì da searchare. E abbiamo queste due prime casette. E quella lì è la casa chiusa a chiave, che si apre con la house key. Sempre molto rara anche quella, solo scambi sul flea. Allora, giacchetta, cassa, qua spawna roba sul tavolo, cibo. Al piano di sopra abbiamo duffel bag. E invece qui, roba elettronica, sia qui che dentro lo scaffale. Invece in quest'altra casa abbiamo lo spawn di teapot qua dentro, teapot gatti, robe qua, e altra roba del layout qua sul tavolo. Questa cassa credo sia vuota anche questa, infatti non ci ho mai trovato nulla. E invece in questa casa spawna roba veramente buona. Allora, in questa stanza con una intelligence lì sotto il televisore. E poi al piano di sopra abbiamo due stanze da guardare. Qui con una roba costosa, sia d'oro che per layout. Qui e qui. Invece
Qua dovete guardare sopra il tavolo, accanto al libro, e qua sotto in mezzo alle bucce di banana. Allora, qua avete Duffel, un po' di roba d'oro sul cuscinetto e Intelligence qui. Invece qua, lavandino e giacchetta. E anche là, nell'angolino. Ok ragazzi, questa casa è piena di giacchette ovunque e duffel. Principalmente invece gli spawn che dovete cercare sono questa cassa e al piano di sopra dovete guardare dietro questo computer e anche sopra queste sedie e sopra quel tavolo. Allora ragazzi, per entrare nel campo di Rogue vi consiglio di entrare dal lato destro. Guardate questa sedia che spawna roba. E poi dovete uccidere il primo Rogue da qui, che ve lo troverete dritto di fronte. Ah, su quel tetto. Ok, una volta ucciso quello, andate avanti e uccidete il secondo da quegli alberi. Ora vi faccio vedere. Più o meno qui. Mettete 100 metri e sparate al secondo che sta alla mitragliatrice. E il terzo, sempre 100 metri, alzando un pelino nella mira, sta a quella lanciagranate. Se non vedete uno di questi rogue sulla sua posizione, fregatevene. Consigliate di andare avanti, li vedrete dopo. Vi farò vedere dopo come arrivare lì. Allora, nel numero 3, nell'edificio numero 3, dovete controllare questa cassa, che spawna roba interessante. Poi questa cassa e tutto questo pavimento. State attenti ragazzi a questo pavimento perché vi può sparare i rogue della mitragliatrice. Quindi uccidete quello e poi lootate qua. Quindi guardate qua per terra. Se volete al massimo potete anche searcharvi il cadavere, ci sta il cadavere di uno scav là sotto. Poi prima di uscire controllate con Alt D o Alt A se ci sta i rogue sulla mitragliatrice, quello lì all'angolo. Uccidete quello. E prima di uscire dovete guardare se i rogue sono spawnati, perché praticamente in questo secondo capannone spawna un team da 4 di rogue. E dovete controllare i vari spawn. Hanno uno spawn proprio lì davanti. E uno spawn lì. Quindi voi vi affacciate, cercate di vederli. Se non stanno né lì, avanzate da qua. Da qua prendete il pick e guardate. Dove stanno? Perché potrebbero essere all'ingresso, dentro. Poi, se non li vedete lì, vi allargate. E da qua dovreste riuscire a vedere i piedini dei rogue di sopra, perché hanno uno spawn là sopra, che possono spawnare. Lì in fondo, all'ingresso, più di due in realtà, sono spawnati lì all'ingresso. E lì in fondo oppure fuori da quella porta sulla destra. Quindi state attenti. Fightateli, evitate i pick lunghi perché vi shottano. E cercate di avere caricatori grossi. L'M1 penso sia l'arma migliore per i rogue perché colpi grossi, caricatori grossi. Ora vi farò vedere gli spawn di questo edificio. Dovete guardare qua a ESA. Guardate gli uffici. Soprattutto l'altro.
spawnano Tetris Intelligence. Guardate, scaffali. Poi guardate. Tutto questo pavimento. Tutti gli scaffali. Spawnano anche i military tube qua. Scaffali, scaffali. Cassa. Scaffali. Tutti. E lì spawna la tank battery sul quella scatola. Cassa. Altri scaffali qua dietro. Qua spawnano. Ho trovato la morfina una volta qua accanto al barile. Ora, prima di uscire da qua, se avete ucciso i rogue, fate un pick e eliminate subito quello alla mitragliatrice. E anche successivamente il secondo, l'altra mitragliatrice. Quando ve ne andate via da questo edificio, avanzate da qua e indietreggiate piano piano e uccidete il rogue alla mitragliatrice. Da qua. Ok, andiamo al terzo edificio. I rog a terra spawnano solamente nell'edificio 2 e in mezzo al campo. Quindi in questo è libero, questo edificio ha solo i rog sul tetto. Qua dovete controllare la cassa di legno, questa qua. Qua spawnano colpi. Poi dovete guardare, e come prima, gli uffici sopra. Tetris Intelligence sempre. Qui negli scaffali e qui sul tavolo e l'altro, anche roba elettronica ovviamente. Accanto al cadavere ci sta uno spot, questo qua. Poi spawna roba, questo pavimento di metallo. E lo spot più juicy è qua sotto, dove spawnano bitcoin e schede video. Spawna qui, qui e qui. E anche qua, qua juicy. Vedete, questo e questo spawn. Dall'altro lato invece spawna altra roba interessante per terra. Camminate guardando per terra e trovate il loot. Qui, principalmente. Dall'altro lato di questo edificio ci sono due casse che ora vi faccio vedere. Sempre le solite casse di legno rotte. Qua. E l'altra sta là dietro. La cassa qua. Allora ragazzi, non vi consiglio di usare il centro, ma comunque vi faccio vedere gli spawn. Cassa. Non ve lo consiglio principalmente per una sola motivazione. I rog sono... spawnano lì e lì al centro ed è molto difficile ucciderli. In più molti sniper dalle colline, quindi è veramente rischioso il centro. Comunque, altra cassa qua. E un tavolino, cassa di legno da searchare. Mod delle armi, tank battery. Mod e roba per redout. Cassa di legno da searchare. E mod. Bitcoin. I rog qui spawnano. Qua. E lì intorno al muro di cemento. E anche all'interno del muro. Quindi sotto l'elicottero. Qua sopra spawna roba juicy in questo angolo. Poi c'è qua questa cassa di legno da fare. E dentro questa tenda spawna roba elettronica e AESA qua intorno. Ragazzi, mi ero dimenticato di farvi vedere gli spawn sulla spiaggia. Allora dovete guardare su questa cassa. Dentro quest'altra.
Questa cassa. Quella cassa. Cassa e anche qua accanto. Questa cassa. L'ultimo, gli ultimi spawn sono qua sul bordo strada. Allora, spawna roba su queste scatole. Roba braid out. Queste scatole qua. E lì ho un altro loot. Colpi e roba braid out accanto alla canna da pesca. Ragazzi, che dire? Fate tanti soldi. Vedete al massimo di alternare le scavate alle PMC, se magari siete nuovi. Questa mappa è tanta tanta roba come loot. E niente ragazzi, ci becchiamo in live su Twitch, link in descrizione. Bella!